Fender Jaguar. Questo è un bus che la Fender ha messo in produzione nel 2006, quindi diciamo c'è un po' sfuggito, è praticamente una novità, pur avendo Fender inventato la chitarra, la Jaguar, la chitarra elettrica. Quindi io vorrei presentarvi questo, che è un basso che alla fine nel panorama Fender è abbastanza unico, perché è uno dei pochi bassi che ha l'elettronica passiva e attiva. Questo è il passivo, questo è l'attivo. Commutando su attivo posso rendere attivi appunto i due controlli di basso e alti. Quindi sembra un po' complicato tutti questi pulsanti, ma poi alla fine è abbastanza razionale. Quindi lo switch attivo passivo, i controlli, qui ho la possibilità di selezionare i pick up e di un pulsante per lo switch serie e parallelo. Il volume e il master tone. Quindi nella pratica, in questo suono che abbiamo sentito prima, molto potente e buono anche per lo slap, posso passare a un passivo selezionando solo il pick up al ponte, questo stesso suono un po' più potente, tutti e due i pick up. Tutto questo in una fattura come quella Japan, come sempre molto ben curata, lo sportellino per la pila accessibile, cosa che sugli altri Fender Deluxe invece è un po' più complicato. Insomma, lo strumento è fatto molto molto bene, quindi un basso a cui si pensa poco, anch'io ho poche richieste, ma voglio approfittare di questa occasione per dire: ragazzi, è una bella alternativa, è bellino, un look veramente particolare, molto versatile, molto ben rifinito, il prezzo non è incredibile ma non è molto alto. Insomma, una vera e valida alternativa nel mondo dei Fender Jazz.